Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Maria De Filippi rilascia un commento impensabile. La moglie di Maurizio Costanzo rivela di avere scelto qualcun altro. Notizia scioccante che riguarda Maria De Filippi, che sembra aver scelto Giovanni piuttosto che il marito Maurizio Costanzo. Scopriamo insieme cos'è accaduto nel dettaglio, e chi è costui. Maria De Filippi è da sempre considerata il punto cardine dei canali Mediaset, una donna senza la quale Mediaset non può essere la stessa. 20 sono stati gli anni che la conduttrice ha dedicato al suo lavoro. Nonostante sia passato molto tempo, la carriera della donna pare non essere destinata ad arrestarsi. Al punto che è considerata la vera e propria regina della TV italiana. Conduttrice di grande talento, nel suo curriculum vede le presenza di numerosi programmi di successo, tra cui C'è posta per te, Uomini e donne, Amici. Ha lavorato perfino dietro le quinte del reality Temptation Island. Ed è proprio grazie alla sua professionalità e al suo talento che Maria De Filippi è stata in grado di dare una vera e propria svolta al mondo televisivo. Maria De Filippi ha scelto lui, perché? Ed è proprio grazie al suo modo di lavorare e al suo infinito talento che Maria De Filippi è riuscita a cambiare notevolmente il volto della televisione. Un luogo che ha accolto a braccia aperte tutti i programmi che l'hanno vista al timone. Nonostante siano passati molti anni, ancora oggi Maria De Filippi ha paura che nel corso dei suoi programmi possa accadere qualcosa di grave che potrebbe addirittura metterla nei guai. Maria De Filippi non è soltanto la regina di casa Mediaset, ma è anche la moglie di un giornalista molto famoso. Il grande Maurizio Costanzo. È stato proprio lui ad averla scoperta, nel corso di un convegno inerente alla pirateria musicale, un progetto in cui aveva lavorato anche Maria. Da quel momento in poi la donna ha iniziato a lavorare per Maurizio come sua assistente. Questo è stato il vero e proprio trampolino di lancio, che l'ha indirizzata verso la conduzione dei diversi programmi. Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno completato il proprio nucleo familiare nel 2004, anno in cui hanno adottato il piccolo Gabriele. È stata la stessa conduttrice ad aver rivolto delle parole molto belle verso suo figlio. È una cosa bella. Un ragazzo intelligente, pulito, onesto, mi stupisce ogni giorno di più. E io non sono prodiga di complimenti. Lui queste cose le sente per la prima volta adesso. Ma sono certa che sarà un bravo padre, e anche un buon marito, e uno fedele. Nell'ultimo periodo però pare che Maria De Filippi abbia messo al secondo posto il marito Maurizio, preferendolo al nuovo arrivato, o scelto Giovanni. Ma cos'è accaduto? Sappiamo che da sempre Maria De Filippi ha cercato di tenere lontani i riflettori della sua vita personale, evitando in ogni modo di raccontare particolari riguardo al matrimonio con Maurizio Costanzo. Però ha condiviso una notizia molto felice che riguarda l'arrivo di Giovanni, il nuovo amico a quattro zampe che rallegrerà le loro giornate. Sappiamo infatti che Maria De Filippi è sempre stata una grandissima amante degli animali, anche se questa volta sembra aver dato al suo piccolo cagnolino un nome alquanto strano. È stato Alfonso Signorini a rivelare il nome della new entry nella vita della coppia. Immediatamente i fan hanno voluto dire la loro, offrendo una definizione molto simpatica al cagnolino. Biondo che fa impazzire il mondo. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.